Buonasera, benvenuti, buonasera, ma si registra di pomeriggio, lo si evince dalla luce naturale che c'è, raccogliamo quanto di importante, divertente, di brio, di vivace c'è in tutta quanta la Calabria. Inizia quindi un nuovo programma Telemia, sostituiamo lo sport al lunedì sera che riparte poi il primo lunedì di settembre, ma fino all'ultimo lunedì di agosto parleremo di turismo attraverso delle ospitate e attraverso anche gli eventi. Quello che sarà di più divertente in tutta quanta la Calabria. Oggi partiremo. Devo dire che le nostre prime due ospiti, anzi ve le presento subito, sono Antonella Ieraci, proprio al mio fianco, assessore a Caolonia, e poi abbiamo Antonella Caraffa, assessore a Caolonia. Sono un po' in questa partenza, in una fase ancora preparatoria per l'estate, ma ci siamo già messi d'accordo perché mi hanno promesso di tornare quando saremo nella centralità dell'estate, quando gli eventi saranno ancora più, ecco, meglio organizzati, diciamo così. Il calendario sarà più veritiero, adesso insomma sarà diciamo così poco completo, ma noi parleremo soprattutto di temi che riguardano l'estate e non soltanto di Caolonia. Mi fermo qui perché voglio subito sentirle, poi alterneremo anche dei servizi su quello che è stato realizzato in Calabria. Ovviamente in queste prime puntate ci soffermeremo su questo territorio, su questo lembo di terra, la Locride, quello che è accaduto, accade a Caolonia e zone vicine. Benvenute e inizio con Antonella Ieraci. Che cosa rappresenta l'estate? Nel senso, oggi quali sono le differenze coi decenni passati per una comunità in fase preparatoria di una stagione estiva? Allora, buonasera a tutti, intanto e grazie per l'invito che ci è stato rivolto e soprattutto l'occasione che ci viene data di promuovere quello che è il nostro straordinario territorio, perché come abbiamo già spesso detto abitiamo in un posto veramente bellissimo lungo appunto la costa dei Gelsomini e abbiamo la caratteristica particolare, peculiare dei nostri paesi, come quello appunto di Caolonia nello specifico, di avere sia la zona marina ma soprattutto un borgo bellissimo, quindi la possibilità di poter godere di turismo balneare e non solo, quindi un'ampia possibilità di offerta che può essere data a tutte le persone che ovviamente guardano ormai con grandissimo interesse alle nostre coste, alla nostra regione. Devo dire che la promozione in campo turistico ultimamente è veramente molto molto serrata e ne stiamo veramente godendo di questo, proprio perché notiamo un incremento che c'è anche nelle presenze e non solo nel periodo estivo, ma noto che c'è anche una grande e forte destagionalizzazione e quindi questo veramente rappresenta per noi una grossa possibilità di rilancio dei territori e delle piccole comunità come appunto la nostra, perché poi la Calabria ne è veramente ricca. Sta a noi appunto, grazie alla promozione che riusciamo a fare sul territorio, riuscire a rilanciare al 100% queste piccole comunità che possono davvero rappresentare la novità del turismo e quindi sotto vari aspetti, quindi da un turismo religioso a quello appunto culturale, a quello sociale, veramente sotto veramente tantissimi profili. Quindi stiamo lavorando anche come amministrazione appunto sia con la collega ma con tutti, anche perché un'attività amministrativa che lavora a 360 gradi, quindi concertando tutte le attività in una forma di programmazione, non può che dare un risultato positivo, quindi non appunto finalizzato al periodo estivo ma appunto tutto l'anno. Non ho detto tutto e nemmeno tanto di quello che c'è da dire su questo nuovo appuntamento su Telemia. Intanto siamo sul terrazzino di Telemia con alle spalle il castello di Roccella Ionica, dall'altra parte c'è il mare che di tanto in tanto vedremo come piano d'ascolto e passiamo da una Antonella all'altra Antonella all'altro assessore. Lei è qui soprattutto perché ha messo mano a quello che è il piano per avere la bandiera blu Caolonia. Ecco, ma adesso non proprio una vera e propria lezione Antonella Caraffa, ma ecco, per grandi linee, per avere una bandiera blu quali requisiti bisogna avere? I principali requisiti sono quelli dell'inclusività innanzitutto e poi del rispetto dell'ambiente, quindi della sostenibilità.
Questa è una cosa che ci consente di migliorare anno per anno nei nostri territori, questo perché è chiaro che bisogna iniziare a pensare in maniera inclusiva, quindi consentire a tutti i turisti di accedere indistintamente alle nostre spiagge, alle nostre località, e allo stesso tempo bisogna insegnare, ed è per questo che sono previsti anche dei corsi di sensibilizzazione, degli eventi e degli incontri durante la stagione estiva, insegnare al turista anche come effettuare delle vacanze in maniera sostenibile, quindi nel rispetto dell'ambiente educando proprio anche le nuove generazioni a questa cosa. Oggi abbiamo avuto anche il responso della bandiera verde, noi quindi ci aggiudichiamo anche la bandiera verde che è riconfermata rispetto alla precedente annualità. E questo fa capire che le nostre spiagge, oltre ad avere queste caratteristiche, dovranno essere anche a portata di bambino, quindi un'attenzione alle mamme, un'attenzione alle famiglie, un'attenzione a chi ha un cane e quindi può godere di una zona per gli animali. Quindi diciamo che quello che è legato veramente alla bandiera blu è lo sviluppo del territorio, la rigenerazione urbana e la conduzione delle attività in maniera sostenibile e pulita nel rispetto dell'ambiente, e quindi è una crescita comune sia dei nostri territori che si sviluppano pian piano proprio rigenerandosi, quindi creando maggiore decoro urbano, delle situazioni nuove di crescita, sia della società che capisce bene come rapportarsi sia a tutte le tipologie di cittadini, dai bambini a chi magari ha qualche problema di disabilità. Allora, c'è previsto anche un servizio sulla bandiera verde, ma andiamo per ordine perché abbiamo messo in scaletta prima uno degli eventi appena insomma realizzati a Cavolonia, ne parlo con l'assessore Jerasce. Ovviamente in questa fase non abbiamo proprio la strettissima attualità, ma quando saranno intensissimi i cartelloni, gli appuntamenti, ovviamente ci terremo a quello che è accaduto nei giorni immediatamente precedenti la realizzazione, la registrazione di questo programma. Adesso andiamo un po' più in là con i giorni, ce lo possiamo permettere, e c'è stato un bel evento a Cavolonia, la festa del libro, brevemente Jerasce. Sì, è stata una festa, una kermesse culturale molto importante, di grande livello, che l'ho visto dispiegarsi su 3 giornate, si è sviluppata all'interno del centro storico, quindi abbiamo potuto dare la possibilità della conoscenza a tutte le persone che ci hanno visitato lungo i 3 giorni, perché abbiamo dato la possibilità di intervenire sia a fasce più piccole di età, quindi ai bambini, abbiamo realizzato diverse attività con loro, lo abbiamo fatto anche con le famiglie, lo abbiamo fatto con persone più grandi, anziani, abbiamo ospitato persone che hanno fatto presentazioni di libri, persone di un certo calibro, tipo ad esempio la presenza di Vito Teti o comunque altri personaggi, abbiamo dato la possibilità poi di grande visibilità anche agli autori che abbiamo proprio sul territorio, quindi dare la possibilità di conoscenza quindi anche a loro, proprio perché Cavolonia ha tantissimi tesori, non solo appunto a livello architettonico, ma veramente di grande professionalità, perché sappiamo che Cavolonia è molto famosa per la musica, ma anche e soprattutto appunto per tantissimi autori, sia giovani che meno giovani, e abbiamo dato la possibilità quindi di potersi rincontrare, quindi sia tra i giovani e quindi anche quelli più anziani, e dare questa conoscenza all'esterno. E devo dire che la kermesse ha avuto una grande risonanza, proprio perché abbiamo avuto una grande collaborazione anche con importanti case editrici, quali la Mondadori, la Rubbettino, e la possibilità di esporre una grande quantità di libri, quindi abbiamo potuto dare la possibilità alle persone quindi di poter accrescersi da un punto di vista culturale. C'è stata una grandissima collaborazione anche con le scuole, con gli istituti scolastici, e questo ha fatto sì che siano state introdotte diverse attività appunto con i ragazzi, e questo l'abbiamo fatto grazie a una collaborazione che abbiamo stretto con l'associazione iCare, il museo della scuola, che è diretta appunto dal professor Vito Pirruccio, che sono persone, quindi ci sono tantissimi insegnanti, chi in pensione e chi ancora in attivo, che portano avanti veramente questo discorso culturale tra i giovani, e devo dire che svolgono un'attività molto importante, quindi considero questa collaborazione veramente proficua, soprattutto sotto il profilo appunto culturale e non solo. E questo ha generato sicuramente per Cavolonia un'ottima possibilità di crescita e di conoscenza del territorio, soprattutto per far scoprire i tesori che Cavolonia tiene e ha, e che magari sono stati nascosti, ma noi grazie all'attività amministrativa
amministrativa stiamo cercando di riportare appunto alla luce e farla appunto conoscere, perché abbiamo tantissime chiese, tantissimi siti archeologici, abbiamo appena restaurato un affresco bizantino di grandissima importanza e grazie a questo restauro abbiamo dato la possibilità a tante persone di poterlo visionare e quindi avere quindi un posto di eccellenza appunto a livello culturale, quindi ha suscitato veramente tanto interesse, tant'è vero che dopo la kermesse ho ricevuto delle chiamate di persone che vogliono venire a passare dei weekend proprio nel nostro centro storico per poterlo visionare. Quindi. Addirittura una grande occasione, quindi, e noi andiamo a rivivere questa festa del libro di Cavologna. È partita ieri la 3 giorni dedicata a Cavologna della Festa del Libro, che si svolgerà nel centro storico del comune, in particolare in Piazza Seggio. Ieri dunque il taglio del nastro e la partenza ufficiale. L'iniziativa, lo ricordiamo, è stata organizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale dall'associazione Museo della Scuola iCare. L'iniziativa, che aveva come slogan «Regala un libro ed una rosa», ha visto la partenza domenica mattina con l'animazione per bambini dopo la manifestazione inaugurale. A seguire, nello spazio Nati per Leggere, un incontro con i genitori ed un forum condotto da Domenico Capomolla, pediatra e referente regionale dell'Associazione Culturale Pediatri per il programma Nati per Leggere. Successivamente, il tempo passato a leggere è un tempo ricco. Questo è lo slogan di uno dei 10 motivi per i quali l'Associazione Nati per Leggere promuove l'educazione della lettura tra i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, coinvolgendo anche le loro famiglie. Nello stesso spazio, in una straordinaria domenica di sole, anche lo spazio culturale Cavologna Libro, Cavologna, culla della cultura. Gli autori del luogo hanno presentato le loro opere e hanno dialogato con il pubblico. E poi lo spazio artistico TikTok Cavologna in mostra, a cura della Consulta Giovanile di Cavologna. Nel pomeriggio lo spazio Cine Incontro, centenario della nascita di Don Lorenzo Milani. A presiedere, insieme all'autore, l'assessore Antonella Ieraci, Vito Pirruccio e Giuseppe Iaconis, che hanno dialogato con Paolo Landi, allievo di Don Lorenzo Milani, intorno al libro La Repubblica Barbiana. Alle 19 uno spettacolo teatrale curato dall'Associazione Culturale Ursini Rinasce e poi ovviamente lo spazio Ristoro e la proiezione del film Il Priore di Barbiana con Sergio Castellitto. L'impegno della scuola, l'impegno dell'associazione, l'impegno di tutte le famiglie, delle maestre, della dirigente, di tutto il personale delle associazioni, anche in primis iCare, che hanno dato una mano significativa per questa iniziativa, per questa prima tre giorni. Io sono al mio inizio mandato da 10 mesi, sono il sindaco e mi impegno insieme a tutta la mia maggioranza, insieme a tutta la mia amministrazione, di far proseguire questa scelta che ad un giorno quasi alla conclusione della prima giornata possiamo dire che certamente, visto la partecipazione, visto l'interesse culturale, visto il cartellone che c'è, possiamo dire che comunque non si dice mai in anticipo, ma sicuramente è un successo. Quindi l'invito di come primo cittadino è quello di venire in questo bellissimo borgo che si arricchisce di un percorso culturale significativo veramente. Oggi si legge sempre di meno, molto distratti siamo davanti ai telefonini, ma noi ecco vogliamo ribadire che la cultura dei libri è veramente un potenziale da seguire e da valorizzare. Una kermesse culturale grandissima in questo stupendo centro storico qui a Cavologna. Un'esplosione di cultura, un evento fortemente voluto dall'amministrazione comunale come punto di partenza di un bellissimo percorso culturale che vedrà coinvolta Cavologna con tutte le sue bellezze culturali, proprio perché Cavologna ha una storia, una cultura veramente grandiosa. Quindi grazie a queste iniziative è possibile poter visionare le vie insomma, del centro storico, tutte le bellezze culturali, le nostre chiese, i nostri slarghi, le nostre porte. Siamo veramente orgogliosi di questa manifestazione, veramente anche molto partecipata, vista la presenza di tantissime persone. Abbiamo coinvolto tutte le istituzioni scolastiche, quindi molti bambini hanno lavorato, ragazzini, e hanno portato i loro lavori che ci hanno fatto vedere, insomma, proprio perché sappiamo ed è importante capire che la lettura è un punto di partenza fondamentale per la loro crescita.
Questa mattina previsti altri incontri e letture animate e laboratorio creativo per i bambini. Nello spazio Cineincontro invece si è dialogato con insegnanti ed assistenti educative e sociali. Nel pomeriggio un forum coordinato da Domenico Campisi, Barbiana e la Calabria Don Milani e Pasolini nella scelta degli ultimi. L'introduzione curata dalla preside Maria Carmela Ferrigno, presidente dell'associazione Roccella Comera. La tavola rotonda insieme a Francesco Losa, Paolo Landi, Pasquale Casile, Rino Caputo ed Enrico Bottero. Questa sera chiusura con la cena sociale a base di prodotti della cucina calabrese e la musica dal vivo curata dalla cooperativa sociale Pathos. Domani gran finale con la festa della Liberazione. Giornata dedicata dunque alla cultura ma anche ai più piccini con la festa della Liberazione alle ore 18 a cura dell'AMPI della città metropolitana di Reggio Calabria. Bene, abbiamo visto quindi rivissuto la festa del libro, torniamo alle nostre due ospiti, ripeto Antonella Ieranci, assessore, altra assessore è Antonella Carafa, alla quale rivolgo questa domanda, ecco un po' una riflessione, un'impressione, no? Questi nostri comuni, anche Cavolonia, sono molto cambiati questi ultimi decenni, strutturalmente e culturalmente. Questo è importante e bisogna sempre fare di più, perché poi, lo dicevamo anche fuori onda, poi quei 5 secondi che ci hanno preceduto alla registrazione, nel senso non è più sufficiente quello che si faceva fino a qualche decennio fa, nel senso la ripulita dell'arteria principale o del tombino o cosa. Adesso bisogna stare al passo con i tempi e alle enormi concorrenze pure, Antonella. Certo, sì, noi infatti diciamo stiamo cercando, mi ricordo il mio primo approccio con l'ingegnere, con Claudio Mazza, il presidente della FI, che mi faceva proprio presente, io chiaramente era la mia prima esperienza nella redazione della progettazione per partecipare di nuovo al conferimento della bandiera blu, e mi faceva presente che quello che loro richiedono ai nostri comuni è proprio quello di tirare una linea netta e di fare un passo in più. Quindi ogni anno noi abbiamo la necessità di dimostrare di aver fatto quell'intervento in più, quell'intervento diciamo di rigenerazione urbana o l'intervento o un evento culturale maggiore, dei lavori pubblici che stanno migliorando il nostro territorio, sempre chiaramente nel rispetto e nell'ottica di quelli che sono i loro principi. Noi un'altra cosa carina che abbiamo fatto quest'anno, proprio perché l'estate scorsa è stato trovato un nido della tartaruga Caretta Caretta sulla nostra spiaggia, siamo stati i primi firmatari del protocollo col WWF di rispetto delle spiagge, quindi diciamo non consentiamo alle nostre attività estive di fare manutenzione e pulizia delle spiagge con mezzi meccanici, proprio per tutelare, certo, questi possibili nidi, e che sono diventati un'attrattiva molto interessante per i bambini, per le famiglie che arrivavano qui a vedere. Noi abbiamo avuto la schiusa di 35 tartarughe, che è proprio un ottimo risultato. Speriamo di poter dare anche una sede al WWF nel nostro territorio, probabilmente abbiamo la disponibilità di dargli questa sede, così anche loro ci aiuteranno in questa azione di sensibilizzazione nelle scuole, con i bambini e anche nella pulizia stagionale. Abbiamo in programma una pulizia dei fondali e quindi prima della stagione estiva faremo anche questo. Però è chiaro che bisogna fare attenzione a tutte queste cose insieme. Una delle cose molto bella che fa la bandiera blu è quella dell'interdisciplinarità, cioè tutti i settori devono cooperare per la crescita del territorio, e la cooperazione avviene solo se stiamo attenti contemporaneamente allo svolgimento di un lavoro pubblico e al rispetto dell'ambiente, ad un evento culturale che lanci dei messaggi positivi. Quindi la crescita deve essere globale e interconnessa in tutte le discipline, e in effetti proprio per partecipare noi abbiamo coinvolto tutti i settori, tutti i nostri dirigenti ci hanno dovuto dare una mano, hanno dovuto fornire documentazione, tutti gli amministratori si sono dovuti dare da fare. Questa è una cosa che è positiva per tutti i nostri territori, e la cosa importante è che sui lavori pubblici, così come in queste attività, ormai c'è un'ottica di condivisione, che è quello che forse al nostro territorio finora spesso è mancata. Quello che succede a me è bene che succeda anche al paese vicino, perché l'attrattiva diventa maggiore. Anche quello arriva adesso, cioè fare rete o come relazionarsi con gli altri comuni. Però un'altra componente, tornando all'essenza della domanda, cioè quello della crescita culturale pure nelle varie comunità, anche della componente popolo, cioè la gente, la cittadinanza, che adesso richiede
non so, la vostra è un'esperienza abbastanza recente, abbastanza insomma corta dal punto di vista temporale, però avrete già capito che le esigenze sono diverse, molto differenti da quelle di pochi anni fa, nel senso adesso viene richiesta una qualità totale, delle grandi attenzioni alla storia, ai luoghi eccelsi di ogni comunità e quant'altro. Sì, noi abbiamo adesso delle persone molto attente, quindi la loro collaborazione è fondamentale, certo. E quindi sia dalla differenziata, dove nel periodo estivo raggiungiamo degli altissimi livelli, ma allo stesso tempo è chiaro che ci richiedono degli standard sempre più elevati. E per poter essere concorrenziali, per poter immettere il nostro paese, il nostro territorio nelle attività turistiche, quindi farli diventare effettivamente degli attrattori, bisogna rispettare questi standard. E quindi la popolazione ci deve dare un grande contributo, una grande mano. Noi facciamo tanta opera di sensibilizzazione, di tanto in tanto ricordiamo come si deve procedere. E una cosa che sta facendo tantissimo la nostra amministrazione è l'incontro con la gente su tutte le tematiche. Ogni azione che portiamo avanti viene condivisa proprio per sapere anche cosa ne pensano. Ad esempio, abbiamo fatto recentemente con il Comitato Pro Spiaggia un evento in cui raccontavamo anche quali saranno le attività che faremo a tutela della nostra costa e delle nostre spiagge. Adesso ci sarà questa realizzazione di un'opera che coinvolge Caulonia e Roccella Gioiosa, però poi dopo noi abbiamo già diciamo sbloccato dei fondi per intervenire sull'erosione costiera e ne abbiamo discusso con la gente proprio per sapere come... Sì, un altro argomento che ho previsto di trattare. Va bene. Dunque, io adesso vorrei fare, ecco, partiamo anche con la musica, la colonna sonora c'è pure quella, al nostro nuovo appuntamento turistico, attraverso un ragazzo, saranno tutti ragazzi qua del posto, di questo lembo di terra, e uno che si è cresciuto anche con questo nostro canale Con Terre Mia, Mirko Pio Coniglio, che vive, è di Bivongi, vive al nord, però è stato il più lesto a prepararci, così come faranno tutti quanti, una colonna sonora, un inno, una sigla vera e propria per il nostro programma turistico, ecco, dedicato all'estate, l'estate ovviamente è quella 2023. Mirko Pio Coniglio. Sotto una pioggia di e tatuarsi la pelle per macchiarsi per sempre, non mi serve più niente, voglio te solamente, tanto per sentirti per sempre, perché sai darmi tutto senza chiedermi niente, non è successo niente, qui nessuno ci sente. Grazie a Mirko Pio, sarà con noi anche più in là nel corso di questo nostro viaggio estivo. Ma oggi il turismo, Antonella Ierace, ovviamente assessore Ierace, ma oggi il turismo d'estate va inteso come marina? O come si faceva un tempo, anche perché dobbiamo prepararci meglio, perché sentiamo dire di tante nuove opportunità, di tante nuove forme, ad esempio la terra dei padri, sentiamo così, di questo turismo 2023-2024 soprattutto. No, è quello che avevo accennato anche prima, nel fatto che noi siamo fortunati da un punto di vista proprio strategico, no? Il fatto che i nostri paesi hanno sia un discorso di affaccio, quindi sulla parte balneare, quindi marina, e una parte dell'entroterra, quindi poi noi come Caulonia abbiamo un territorio molto esteso, di oltre 100 km quadrati, e quindi abbiamo la possibilità di offrire veramente tanto, quindi da un punto di vista anche delle parti interne. Abbiamo anche diverse frazioni, a questo proposito devo dire che per quanto riguarda il rilancio anche turistico abbiamo alcune frazioni dove ci sono ad esempio delle realtà associative molto importanti che ovviamente rappresentano il cuore pulsante delle comunità e che riescono a dare grande input realizzando comunque delle belle manifestazioni, riportando alla luce anche determinate situazioni che riescono quindi veramente a avere e dare un'attrattiva particolare. Non a caso faccio un esempio particolare nella frazione che abbiamo ad esempio di Ursini, c'è un'associazione che sta lavorando molto, che sta puntando molto sul discorso culturale, tant'è vero che è stata inaugurata una via, la via del... Ok, aperto il sipario, Antonella, possiamo già dare un'occhiata agli eventi estivi?
in Marina, centro storico e altrove. Sì, sì, ci saranno degli eventi, già almeno di quelli che abbiamo in calendario, perché lo stiamo definendo nel giro di una settimana, 10 giorni, definiremo il calendario che poi renderemo pubblico, e ci sono appunto tante attività che vengono portate avanti appunto dalle associazioni che sono dislocate lungo tutto il territorio e che promuovono sia da un punto di vista culturale, ma non solo, sia degli eventi che poi, come diceva appunto la collega prima, sono tutti comunque collegati tra di loro, proprio perché la nostra programmazione è quella appunto di portare avanti determinati obiettivi, tra cui appunto questo della bandiera blu e soprattutto di sviluppo turistico, e quindi sono concentrati proprio a dare un input particolare di sviluppo quindi del territorio e di alcuni aspetti fondamentali, tra cui appunto questo, questo culturale. Inoltre verranno fatte appunto delle manifestazioni, verranno fatte appunto lungo tutto il territorio, e andremo a fare anche altri tipi di attività. Ad esempio, in quest'estate, siccome abbiamo partecipato ad un bando di utilità sociale che era stato lanciato dalla città metropolitana, e questo proprio nell'ottica del fatto che c'è appunto, noi come comune abbiamo la bandiera blu, abbiamo fatto un progetto, una progettazione in ambito sociale per quanto riguarda ad esempio l'accessibilità delle spiagge delle persone portatori di handicap, proprio per facilitare l'accesso e rendere il paese molto più inclusivo. E a tal proposito poi verrà fatta una manifestazione molto importante di grande livello, dove parteciperanno appunto grandi settori appunto della disabilità, quindi con vari aspetti che non svelo ora, ma stiamo preparando, e dove sarà una kermesse molto importante da un punto di vista appunto sociale e culturale, dove sarà appunto e verrà effettuata appunto sul lungomare, che sarà veramente da grande attrazione, perché verranno persone comunque dall'esterno che avranno possibilità di conoscere appunto il nostro mare, il nostro lungomare, e soprattutto la possibilità, perché inseriremo anche varie possibilità di escursione, di visite guidate anche all'interno del centro storico. Assessore Caraffa, la bandiera blu, bisogna preservarla, bisogna continuare ad averla, quindi ci vogliono insomma così degli indirizzi, degli appelli, dei consigli da dare ai cittadini soprattutto, perché la bandiera blu non è un punto d'arrivo, ripetiamo ancora una volta, ma un punto di partenza. Quali attenzioni maggiori avere? Vabbè, sicuramente bisognerebbe riuscire ad educare la cittadinanza al fatto che un paese sporco è sporco perché qualcuno lo sporca, non perché qualcuno non lo pulisce. Quindi diciamo che questo è il primo messaggio che bisogna iniziare a far passare tra la gente. Ogni volta, chiunque di noi nell'ispezionare la pagina comunale di qualsiasi comune trova gente arrabbiata perché magari il comune non pulisce o non pulisce abbastanza. Bisognerebbe iniziare a far capire che un comune molto sporco è un comune in cui si sporca molto. Noi, grazie al cielo, non abbiamo grandi problemi, però è proprio per questo stiamo facendo una buona azione di sensibilizzazione che è utilissima. Un altro aspetto importante da far capire è che bisognerebbe anche entrare nell'ottica della sostenibilità per quanto riguarda i trasporti, ed è per questo che prossimamente parleremo ai cittadini della possibilità di chiudere il centro storico ai veicoli, non completamente. Questo poi adesso è una cosa che non spiego perché è in fase di attuazione, però diciamo se ne parlerà in seguito, e le prime persone con cui vogliamo avere sempre un'interlocuzione sono i nostri cittadini, consentiteci. Dopodiché su questa scia noi abbiamo anche lanciato una campagna che ci è molto piaciuta, che era una campagna in cui c'era questa partnership tra la bandiera blu e la Dinamo Camp. La Dinamo Camp è un campo estivo per ragazzi che hanno gravi problemi, quindi per bambini soprattutto con affetti da gravi malattie, dove si può passare una vacanza all'insegna della gioia e del divertimento. Bandiera Blu ha fatto questa partnership e ha chiesto a tutti i comuni Bandiera Blu, ma anche ai singoli cittadini,
meglio se raggruppati, chiaramente in squadra con la bandiera blu, di pedalare per produrre delle donazioni per questo grande campo estivo. Questa cosa è molto bella perché da una parte ci fa sentire squadra e dall'altra sviluppa il senso dell'attività sportiva anche sostenibile. L'attività sportiva sostenibile che può essere la corsa, il nuoto, la bicicletta. Tutti questi chilometri che si bruciano, si marciano, si producono, diventeranno delle donazioni. Certo. per questa realtà. E noi abbiamo già messo a disposizione per i nostri cittadini 1100 chilometri, al momento siamo i primi in classifica tra i comuni bandiera blu e speriamo insomma di poter farne ancora di più. Un'altra cosa molto interessante che si inserisce nella programmazione estiva è che forse, questo però ancora dico forse, avremo la possibilità di ospitare qui Dinamo Camp per un'attività che può essere inserita nelle attività bandiera blu e diventerà un'attività anche concertistica o comunque di musica, perché potrebbe venire il figlio di Linus e noi potremmo avere richiamo grazie anche alla pubblicità su Radio DJ e su tutti i loro canali, e allo stesso tempo loro chiaramente promuoverebbero questa inclusione nel turismo, nel divertimento per i bambini, che è una cosa... Continuiamo a parlare di bambini, ma era proprio previsto adesso di parlare di bandiera verde. Passiamo dalla bandiera blu alla bandiera verde. Siamo d'accordo che se i bimbi si divertono d'estate sulle nostre spiagge è già un mezzo successo, cioè sono divertite pure le famiglie, nel senso. Ma per avere la bandiera verde cosa occorre? La bandiera verde richiede intanto che ci siano delle scuole che siano sensibili al tema e che quindi cooperino con l'amministrazione nello svolgimento normale degli eventi incentrati sempre sull'attività ambientale. Quindi noi in realtà abbiamo incluso i bambini sempre nelle nostre attività di riciclo, nelle nostre attività di produzione, e quindi cerchiamo di fare in modo che loro siano la prima cassa di risonanza per questi importanti temi, perché se loro riescono a comprendere l'importanza di queste cose, chiaramente poi il messaggio verrà trasmesso con più entusiasmo e con più forza a tutte le famiglie, quindi agli adulti. Siamo in una fase in cui educhiamo i bambini per educare gli adulti e non il contrario, cioè, ed è vero, è questo il potere dei bambini, perché tutto quello che fanno lo fanno veramente con entusiasmo e con gioia, e rende più piacevole sia lo svolgimento delle vacanze estive, questo, che poi anche tutta l'attività invernale, quindi che facciamo durante l'anno. A Roccella è stata una conferenza stampa di presentazione delle bandiere verdi 2023. C'eravamo, abbiamo realizzato questo servizio. In Italia, da nord a sud e all'estero, ne sventolano in tutto 154. Sono le bandiere verdi 2023, una guida per i genitori in cerca di spiagge a misura di bambini, scelte direttamente dai pediatri. L'elenco aggiornato è stato svelato ieri pomeriggio a Roccella Ionica dall'ideatore dell'iniziativa Italo Farnetani, professore universitario di pediatria e presidente dell'International Workshop of Green Flags. Ormai sono 2.903 i camici bianchi dei bimbi coinvolti nel progetto. Medici italiani e stranieri che hanno candidato le mete marine ideali per le famiglie, le hanno studiate e accuratamente selezionate. Il risultato è una lista con 146 spiagge italiane insignite della bandiera verde, a cui si aggiungono 5 località situate nell'Unione Europea e 3 addirittura in Africa. Per il 2023 una singola new entry rispetto alla rosa dell'edizione 2022, interamente confermata, è il comune di Montepaone in provincia di Catanzaro, che ha ottenuto il vessillo e porta il totale della regione a quota 20, confermandola sul gradino più alto del podio dei territori con più spiagge adatte ai baby bagnanti. Indubbiamente la Calabria è da 16 anni che ci sono le bandiere verdi, per ben 11 anni è stata al top, cioè quella con più bandiere verdi. Perché questo? Perché la Calabria unisce tutti i vantaggi del mare con i requisiti della bandiera verde, cioè presenza di strutture per la balneazione, per la ristorazione, per il commercio, che sono necessari per la vita della famiglia, più hanno
ampi spazi fra gli ombrelloni. Un mare che degrada lentamente verso l'acqua, per cui il bambino può andarci da solo in sicurezza. E poi questo grande ambiente con i profumi, con il contatto con la natura, pur avendo la possibilità di lidi attrezzati, per cui il bambino può stare in lidi attrezzati e vivere con coetanei, perché questo è importante per l'infanzia, ma avere un contatto diretto con le bellezze della natura. La Calabria ha il primato delle bandiere verdi, che sono delle bandiere non a richiesta, perciò i pediatri hanno individuato questi territori come quelli maggiormente a misura di bambino, per tutta una serie di caratteristiche, quindi è un qualcosa da rilanciare assolutamente per rendere attrattiva ancora di più il nostro territorio. Chiaramente con il tandem della bandiera blu, che noi ci auguriamo il prossimo anno si riescano anche gli altri comuni limitrofi. Si unisca Locri, si unisca Marina di Gioiosa, così come abbiamo sempre auspicato da qualche anno, in modo da fare la riviera dei Gelsomini blu. Un importante riconoscimento, un riconoscimento che viene dettato non da richieste formali da parte degli enti, ma viene fatta e stilata appunto una classifica fatta in maniera professionale appunto dai pediatri, quindi un riconoscimento con un grandissimo valore che viene dato giustamente a tutte le nostre spiagge, ne siamo veramente orgogliosissimi. È bellissimo anche vedere tutta la fascia della Locride essere insignita appunto di questo straordinario riconoscimento, vuol dire che abbiamo un territorio bellissimo e che possiamo offrire tantissimi servizi alle famiglie, quindi un rilancio per il turismo veramente importante per la nostra comunità. Come ho detto prima, se stanno bene i bambini stiamo bene tutti, stanno bene le famiglie, e quello che è molto importante che vorrei sottolineare è che il risultato della maggior parte dei comuni della Locride a questo punto è il risultato di tutti. Certificare la qualità delle spiagge è un passo, un formidabile strumento di promozione turistica, rappresenta una guida per le famiglie e quindi direi che è la via privilegiata proprio per far conoscere il nostro territorio, che è un territorio denso di eccellenze. Sono 13 anni che abbiamo questo riconoscimento e siamo ovviamente orgogliosi, ma anche nella mia veste, come dicevi bene tu, di presidente dell'assemblea, si è orgogliosi perché tutta la Locride ha dei tantissimi comuni che hanno questo riconoscimento, e quindi è un qualcosa che ci deve rendere orgogliosi come territorio, come Locride, e per un itinerario turistico globale che ci deve far ben sperare. Rappresenta questa voglia di fare rete in Calabria, di essere uniti e di portare avanti tutti insieme la Calabria, le bellezze che abbiamo e quello che ci viene dato sia dalla natura ma da quello che vogliamo fare. Aver ricevuto dal 2016 la bandiera verde per noi è sinonimo d'orgoglio, e quindi identifica le nostre spiagge come un qualcosa di adatto alle famiglie e ai bambini. È un procedimento assolutamente originale, nel senso che non ci si candida alla bandiera blu, ma sono 35 pediatri che devono candidare una spiaggia e quindi dare la possibilità alla spiaggia di essere nominata spiaggia bandiera verde. La Calabria è la regione che ha più bandiere verdi, quest'anno è entrato anche il comune di Montepaone, abbiamo ospitato qui il sindaco di Montepaone, quindi insomma parte con i migliori auspici. È già da qualche anno che la Calabria è prima fra le località che hanno avuto la bandiera verde. Quest'anno l'unica cittadina che è entrata a far parte della bandiera verde è stata Montepaone, e non è facile perché bisogna che 35 pediatri siano d'accordo per promuovere l'entrata in questa classifica. Antonella Ghiraci, siamo tornati, siamo sul terrazzino di Telemia, ricorda beneficio di chi sta ponendo sul da pochi minuti alla visione di questo nuovo appuntamento che parla dell'estate calabrese. Registriamo al pomeriggio e poi questa trasmissione che va di sera, ma intanto godiamo oggi di meno del bel sole estivo calabrese. Ecco l'importanza di fare rete, Ghiraci, perché qui stiamo parlando di Caolonia, e poi di Caolonia, solo di Caolonia, ma l'importanza della qualità totale qual è? Quale deve essere?
L'importanza di fare rete penso sia una delle cose principali che si possa avere per lo sviluppo di un intero territorio, di un intero comprensorio. E appunto quello che dicevo prima, noi facciamo parte di una fascia molto importante che è la Riviera dei Gelsomini, e quando il risultato che ottiene un paese è lo stesso risultato di quello che viene ottenuto dai paesi limitrofi, non fa altro che andare a quintuplicare quelli che possono essere l'offerta che può essere data, anche perché nel momento in cui una famiglia si reca presso un tour operator per poter organizzare la propria vacanza, decidere quindi una località piuttosto che un'altra, ovviamente lo fa guardando in maniera complessiva quello che sono i servizi e quello che viene offerto nei paesi anche limitrofi a quello che è la meta predestinata. Quindi nel momento in cui, ne parlavamo proprio ieri alla conferenza stampa che è stata fatta appunto per la Bandiera Verde, la cosa che è emersa in maniera particolare è proprio la collaborazione, il fatto stesso che sono state conferite proprio in Calabria tantissime bandiere verdi, e la cosa peculiare che è emersa è stata proprio quella, il fatto che per ottenere la bandiera verde non vi è la necessità di candidature da parte degli enti. Quindi che cosa accade? Il fatto che c'è stato uno studio molto particolare e professionale proprio sul tipo di territorio, sui servizi offerti, e viene fatto, effettuato direttamente dai pediatri, in questo caso valutando in maniera veramente professionale quello che è la caratteristica effettiva dei territori, e il fatto stesso del risultato che la Calabria ha avuto e ottenuto tantissime bandiere verdi sta a significare che i territori sono pronti a ricevere quello che è il turismo, un turismo particolare riguardante appunto le famiglie, perché quello che è il rilancio delle politiche delle famiglie che è stato che viene portato avanti, e questo discorso veramente dà un impulso al turismo non indifferente, e siamo veramente tra i più fortunati. Vuol dire che la Calabria non è fanalino di coda, ma che ha veramente grandissime opportunità da dare, e il discorso di fare rete veramente può essere il punto di rilancio della nostra regione, ne sono fermamente convinta, sia a livello regionale ma soprattutto a livello locale. Quando noi parliamo di rete, nel momento in cui abbiamo ad esempio tutte le associazioni che fanno rete tra di loro, lì davvero può esserci un'offerta veramente grandiosa e importantissima. Anche quando andiamo a creare i grandi eventi, quali ad esempio nel nostro territorio è il Cavolonia Tarantella Festival, di cui magari poi parleremo approfonditamente, nel senso che... Se vorrei farlo in questa sede, sì, perché poi ci vedremo nelle immediate vicinanze, ecco, della... Prego. Nel senso che quest'anno ci accingiamo a festeggiare il 25esimo anniversario della manifestazione, una manifestazione canora ormai conosciuta, che ha una grande risonanza non solo a livello territoriale, regionale, ma veramente oltre. Anche in quel caso c'è la collaborazione da parte di tutte le forze, non solo di quelle amministrative, ma anche del territorio stesso, quindi supporto da un punto di vista delle associazioni, degli stessi commercianti, quindi le attività produttive, insomma è un collaborare a 360 gradi. E nello specifico, diciamo appunto sul Cavolonia Tarantella Festival, quest'anno riusciremo a dare un'offerta molto importante, perché siamo riusciti a ottenere un finanziamento cospicuo da parte della Regione Calabria di 100.000 euro, oltre che confermare quello della città metropolitana, e stiamo lavorando e collaborando in altre situazioni affinché possiamo offrire veramente uno spettacolo all'avanguardia che difficilmente si può raggiungere in questa fascia, o comunque nel passato non c'è stato. Quindi veramente dobbiamo essere orgogliosi di queste attività che vengono portate avanti. Molto bene, dunque a questo proposito poi ne parleremo meglio, ripeto, perché sarà a fine agosto. Dunque mi ha anticipato in parte, perché volevo, parlavamo prima di comuni di Cavolonia, altri comuni vicini a Cavolonia, ma enti sovracomunali, nel senso anche l'importanza di fare rete, squadra anche in questo senso, con la città metropolitana, con la regione Calabria stessa. Ecco qui che nuovi legami, la vostra, ripeto per l'ennesima volta, ma è importante farlo, è una nuova amministrazione che però ha già allacciato buoni rapporti. Quali sono? Sicuramente ogni amministrazione ha necessità di intessere i propri rapporti, al di là delle derivazioni politiche o meno. Noi sin dall'inizio dell'insediamento ci siamo interfacciati ovviamente con la Regione Calabria, tra l'altro dico che siamo veramente con un valore aggiunto sul territorio proprio per la presenza del consigliere regionale Salvatore Cirillo, che noi ci fregiamo giustamente di averlo come concittadino, e che quindi ci mantiene un rapporto, un filo diretto costante con la Regione Calabria. E inoltre abbiamo
comunque portato avanti i rapporti con la città metropolitana, e appunto partecipando a tutti gli avvisi, ai bandi che escono sia in campo culturale, nonché sociale, ma a qualsiasi livello. Quindi penso che sia questa la parte fondamentale e importante di un'amministrazione, che debba avere le capacità di relazionarsi e di poter intraprendere dei rapporti che possano portare allo sviluppo dei territori, perché questo poi tra l'altro è il ruolo fondamentale della politica. Perché è vero che c'è il detto, dice, ma no, la politica può essere una cosa brutta. No, io dico che la politica, se fatta bene e con l'intento di veramente raggiungere obiettivi fondamentali e importanti per i territori, dà veramente lo strumento principale, cardine, che serve e che dà la possibilità di sviluppo e di crescita appunto delle comunità. C'era una volta la festa dello sport, istituita proprio dal CONI, che avveniva ogni prima domenica del mese di giugno. Adesso non attendiamo leggi, istituzioni o quant'altro. I nostri comuni sono solerti, attenti e fanno anche altrimenti, ci organizzano delle vere e proprie feste dello sport per conto proprio. Così come è venuto a Roccella Ionica, andiamo alla festa dello sport, abbiamo approntato anche uno speciale e torniamo a dire: se si divertono i ragazzi, i bambini, ci divertiamo tutti quanti, anche noi altri adulti, e quindi il successo è già raggiunto. La festa dello sport di Roccella. Una grande festa tra mille sorrisi all'insegna di chi ama e pratica le varie discipline sportive. Anche Roccella Ionica ha aderito alla Giornata Nazionale dello Sport organizzata dal CONI ed istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la direttiva del 27 novembre del 2003. Ma è importante perché ritorniamo alla grande dopo, insomma, il periodo della pandemia e gli anni in cui non è stato possibile organizzarla a questo livello. Abbiamo lavorato assieme al consigliere Cartolano, all'assessore Gianflone, per mettere in piedi una giornata dello sport, insomma, con lo scopo di coinvolgere quante più associazioni possibili e quanti più ragazzi possibili. Credo, insomma, che il risultato si sia ottenuto. Inoltre la leghiamo all'inaugurazione di questa nuova area fitness con accanto un campo da basket 3-3. Che fa il paio tra l'altro con un'altra area fitness che sorgerà invece al lato sud, quindi insomma l'idea è quella di dare la possibilità su tutto il lungomare di camminare, correre e comunque svolgere attività fisiche. Un evento che si svolge contemporaneamente su tutto il territorio italiano e che ha visto sul lungomare di Roccella Ionica tanti giovanissimi atleti provenienti da svariate discipline sportive differenti, che hanno colorato con il loro entusiasmo e la voglia di sport, supportati e sostenuti da tecnici e società che operano nel territorio roccellese. La nostra scuola calcio rappresenta il paese di Roccella Ionica e se già partiamo da questo... Da questo numero si può fare bene anche con i grandi. È un buon numero, anche perché qui in ogni paese c'è una scuola calcio, o anche più di una. Esatto, sì, no, Roccella penso che non ha mai avuto questi numeri, nemmeno quando ero piccolino. Dove si converge, esatto, in unico posto. E diciamo che il 95% sono tutti bambini di Roccella. Come crediamo che la pallavolo per poter fare delle cose importanti dobbiamo ragionare a livello di comprensorio, ed è per questo che abbiamo deciso di intraprendere un rapporto di collaborazione comune con la Digem, che stasera ci ha portato un sacco di ragazzine insieme a qualche nostro, sì, di Roccella, in modo tale che il nostro settore giovanile, in un momento difficile, stava un pochettino soffrendo, abbiamo rinforzato, perché noi, per noi la pallavolo dipende solo dai giovani, nuova linfa e così via. Grazie. Quest'anno abbiamo vinto, ed è importante anche dare questa cosa, certo, abbiamo vinto due campionati provinciali, quindi la nostra prima divisione, abbiamo iniziato da capo, ha vinto sia la Coppa, diciamo, provinciale, la Coppa Calabria provinciale, sì, Trofeo Sorrenti, e abbiamo vinto anche il campionato di prima divisione, ritornando di nuovo in Serie D. Quindi l'anno prossimo disputeremo il campionato regionale di Serie D. Abbiamo avviato questa nuova collaborazione con la Digem, stiamo cercando di allargare nuovi orizzonti, perché secondo noi c'è il vecchio detto, l'unione fa la forza, una certa valenza, sì, soprattutto in un territorio difficile come il nostro. Quello che serviva dopo quell'aspetto asfittico, no, della post pandemia. Esatto, quello lì in effetti ci ha penalizzato parecchio, non solo alla nostra società, ma diciamo una grossa percentuale di piccole realtà. Ed è un gioco che è molto suggerito per gli anziani, perché attiva la mente, rende la mente attiva e lucida per gli anziani. Non è che lo faccio sedentario, quindi? No,
Ecco, vorrei sfatare un altro mito, è un gioco sedentario, è un gioco immobile però che fa perdere peso e dobbiamo sfatare dei miti, perché molto spesso si dice, perché qua siamo in un ambito in cui tutti quanti si muovono e fa, invece il gioco degli scacchi può bruciare molte calorie, infatti si è visto che nei tornei di alto livello i giocatori bruciano 6.000 calorie al giorno, quindi è un discorso uguale a un consumo che fa un ciclista o a un consumo che fa uno che corre. Diciamo è il momento migliore per sfruttare tutte le possibilità che possono avere i ragazzi, visto anche le giornate che sono belle adesso, che hanno appunto le possibilità di mettersi di nuovo in movimento. Cercando perché mancano le strutture, tanto importa, poco importa. Allora, se tu vedi, se noi vediamo, è vero, sì, mancano le strutture, però con un po' di buona volontà ci si attrezza, perché quello che serve ai ragazzi oggi sono i requisiti, gli schemi motori di base. Il movimento, che gli schemi motori di base proprio, e questi sono il correre, il saltare e il lanciare, e questo noi lo possiamo avere in qualunque posto, diciamo, no? Sì. Quindi da questo punto di vista è il primo lavoro che si fa in ambiente naturale, poi ovviamente come i ragazzi diventano bravi c'è bisogno della struttura. Ettore Mollica, questa società di Sant'Ilario dello Ionio si chiama Black Phoenix. Che storia? Allora, la società è nata nel 2019, quindi originariamente c'era una società a Siderno che si è sciolta, e da questa società è nata praticamente la nostra. C'era qualcuno che partecipava a Siderno, un'enorme passione. Passione, quindi è l'unica. È andata a Sant'Ilario, nella sua Sant'Ilario ha coinvolto quante persone? Perfetto. I numeri? E allora, attualmente siamo in 10 tesserati che frequentiamo, però siamo in 5 che pratichiamo lo sport. Praticamente ci vuole la struttura, poi che cosa occorre? Allora, innanzitutto bisogna avere l'attrezzatura, quindi questo è importante. Diciamo che già con una spesa modesta si può acquistare un buon arco e quindi iniziare. Sì, dopo, che spesa modesta, no? Spesa modesta, siamo sui 200 euro, ecco, quindi. Sul percorso tanti stand e varie esibizioni, con la soddisfazione dell'amministrazione comunale. Roccella diventerà sempre più bella e più innovativa, un paese funzionale, un paese che coniuga tutte le attività dei lavori pubblici che vengono, diciamo, plasmate, vengono in simbiosi con quello che riguarda la caratterizzazione dello sport, come nel caso particolare il divertimento, l'aggregazione, la socialità, tutte cose che hanno un riflesso importante non solo nella comunità, nella nostra comunità, ma anche nell'ambito di tutta la provincia della Calabria, un'opera positiva che qualifica il nostro territorio, ma qualifica soprattutto l'aspetto del turismo, perché Roccella è un paese che attraverso la sua vocazione turistica riesce ad esprimere il meglio nel settore del turismo, e questa è anche un'opera che darà particolarmente visibilità a tutta la comunità, ma a tutto il territorio, nonché a tutta la provincia e la regione Calabria. Allora, la visione a lunga prospettiva è importante e fondamentale nell'ambito di un'ottica amministrativa, però è anche importante non perdere di vista gli obiettivi quotidiani che come amministrazione ci poniamo. Bene, quest'area va a completare qualcosa che su Roccella mancava. Abbiamo rifatto il parco giochi, quindi anche su quello andremo a fare l'inaugurazione da qui a breve. Siamo consci che il lavoro da fare è tanto, però come si dice, no? Chi inizia si trova a metà del gaudo. Si è riuscito a coniugare sia l'aspetto ambientale con l'aspetto sportivo, un'area fitness attrezzata per ogni esigenza, sia per i normodotati che per i diversamente abili, uno spazio dedicato allo street basket in modo tale da dare la possibilità ai bambini di avvicinarsi a questa ulteriore disciplina, questo perché ogni, diciamo così, attività è perfettamente in linea con quella che è la direttrice tracciata dall'amministrazione comunale, vale a dire diffondere un senso di salute partendo naturalmente dallo sport e naturalmente poi cercando di coinvolgere anche quelli che sono aspetti ulteriori, quelli legati per esempio al sano e corretto stile di vita. Ecco, passiamo per un attimo al punto di vista tecnico, com'è la storia di quest'area, nuova area fitness? Sì, è un'area che è stata realizzata grazie a dei fondi sul sociale, e abbiamo quindi sempre in virtù di quello che è il principio
principio di non lasciare nessuno indietro. Come detto poc'anzi, attrezzato quest'area con attrezzi che possono essere utilizzati da chiunque, ma davvero da chiunque, sia da ragazzini, da persone più adulte, da diversamente abili e da soggetti della terza età. Antonella Caraffa, noi finora, mi pare di sintetizzare così il tutto, nel senso abbiamo giocato all'attacco, nel senso abbiamo visto un po' quali sono al fronte le azioni da fare, ma giochiamo un attimino in difesa, perché i nostri territori vanno anche difesi. Noi abbiamo visto anche che cosa è successo in altre regioni recentemente, e Caulonia ha i suoi problemi come ce li hanno tanti comuni di dissesto idrogeologico, e se vuole io già anticipo all'erosione costiera, a come approntare nuovamente, a ripristinare anche delle spiagge che sono state erose, mangiate, diciamo così, ecco, dai marosi. Ecco, le attenzioni di un amministratore. Sì, allora, è stato recentemente istituito, è stato proprio lanciato neanche 20 giorni fa, il regolamento intanto per la manutenzione nei letti delle fiumare. Allora, il nostro territorio è racchiuso tra due fiumare, per cui diciamo che il nostro principale arricchimento anche sulle spiagge proverrebbe da lì. È vero però che spesso situazioni di incuria o di abusivismo, perché è innegabile che ci siano delle situazioni che andrebbero risanate, o dei cattivi interventi, hanno invece generato effetti opposti. Ci ricordiamo tutti, penso, il crollo del Ponte dell'Allaro, ad esempio. E ancora oggi stiamo facendo pressione che abbiamo fatto sin dal primo giorno, per lo smantellamento del guado, che era sostitutivo di quel ponte. Perché? Perché il guado, di fatto, per come è stato realizzato come un'opera provvisionale, rappresenta di fatto una vera e propria diga, quasi, perché è proprio molto stretto nelle sue campate, e in caso di una manutenzione non attentissima si potrebbe veramente incorrere in situazioni di esondazioni gravi. Quindi sin dal primo giorno è stata nostra premura cercare di sensibilizzare anche su questo tutti gli enti, a partire da la città metropolitana, che chiaramente ha questo ruolo prioritario, ma abbiamo insomma mandato degli avvisi a chiunque, proprio per attenzionare questo problema. Noi stiamo intervenendo e abbiamo fatto tanti incontri a riguardo, adesso per alle opere di difesa della nostra costa, che è soggetta ad erosione continuamente. Abbiamo fatto degli incontri tecnici in cui abbiamo analizzato quelle che erano le posizioni di tutti gli intervenuti, ed erano persone comunque come il geologo Osso, che siede proprio al tavolo del dissesto idrogeologico e che è il presidente dei geologi della Calabria, come il nostro professore Prestininzi, che è un esperto ed è anche conoscitore del nostro territorio, perché chiaramente, essendo un nostro concittadino, studia con un occhio di riguardo, diciamo, le mutazioni che subisce il nostro territorio. E poi erano presenti anche i rappresentanti della Regione Calabria. Devo dire che tutti avevano una unica convergenza, pur proponendo delle soluzioni, degli approcci differenti, convergevano sul fatto che la tipologia di approccio che si deve avere sulle nostre coste oggi, anche per rimediare a quello che è stato fatto in passato, è un approccio delicato, non invasivo, non aggressivo, come è stato fatto magari in tante situazioni. Noi abbiamo bisogno di rispettare la natura, per essere rispettati dalla natura, e quindi tutte le opere che verranno realizzate saranno delle opere sicuramente non invasive, che non prevedano barriere rigide, che sono quelle che magari negli anni hanno, questo è quello che si dice, chiaramente con l'evoluzione della tecnologia, hanno portato ai danni principali di cui noi adesso siamo sofferenti. Il Caulonia ne ha subito uno duro qualche tempo fa, il lungomare di Caulonia, proprio appunto come... Noi abbiamo perso completamente tutta una fascia del nostro lungomare, e siamo soggetti continuamente anche a delle azioni di sifonamento sulla nostra passeggiata. Quindi anche questa dobbiamo chiaramente risolverla ogni anno prima della stagione estiva. Io dico che abbiamo una passerella usa e getta per ora, perché veramente ogni anno è da rifare. Però abbiamo anche a questo posto rimedio, perché da settembre
grazie al Waterfront, che è questo progetto che coinvolge i tre comuni, Caolonia, Roccella e Gioiosa, noi interverremo sotto la passeggiata realizzando una barriera osmotica che impedirà questo effetto di sifonamento, quindi già mettiamo in protezione quello che esiste e ci impegniamo a non intervenire modificando l'assetto naturale del resto del nostro lungomare, ma con altre tipologie di interventi che sono tra l'altro unificati su tutto il territorio, perché finalmente si è capito che quello che porta beneficio a me potrebbe non apportare beneficio al territorio accanto se non si fa di concerto la progettazione. E quindi devo dire che ho trovato molta sensibilità anche tra i dirigenti regionali, che studiando anche situazioni molto più avanti da questo punto di vista rispetto alla nostra, quindi di altre regioni come anche l'Emilia Romagna, hanno capito qual è l'approccio giusto da seguire, per cui non, ci consentono giusto di intervenire chiaramente per segnalare quelli che sono i nostri disagi poi peculiari, ma hanno ben in mente come intervenire sulla nostra. Ecco, questa nuova maniera di guardare il territorio, la nuova cultura di tutti quanti che dicevamo prima, ecco, non siamo più in disaccordo con, parlando sempre di torrenti, uno dei due, l'Allaro, eccetera eccetera, non lo vediamo più come un avversario ma un amico. Adesso facciamo anche delle cose pro Allaro, le escursioni, lo risaliamo, abbiamo nuove iniziative, guardiamo a queste eccellenze del territorio con un occhio diverso, e adesso anche noi guardiamo con un occhio diverso al torrente Allaro attraverso questa escursione col drone. Siamo a Caolonia, terra di frontiera dell'antica Caulon, come attestano i numerosi toponimi che ancora qui si conservano: Cenicò, Corafi, Acerenza, Calatria. Quello che vedete alle mie spalle è l'eremo di Sant'Ilarione. È una struttura immersa in un luogo suggestivo, un luogo di preghiera, ricco di fascino. L'interno è decorato con una bicromia celeste per i fondi e bianco per le modanature. È conservata anche la preziosa cornice lignea con la tela che raffigura il patrono di Caolonia. Poco distante dall'eremo troviamo le grotte di Forgi. Sono delle aperture nella roccia granitica di questa parte del fiume, dove vediamo due fori. L'interesse nel periodo bellico per trovare il molibdeno e il tungsteno ha fatto sì che venissero praticate queste aperture. Un altro punto di interesse è il mulino Pampiniti, un bellissimo esempio di archeologia industriale arroccato su una rupe granitica che domina dall'alto il fiume Allaro. Siamo veramente alla conclusione, dobbiamo cercare un po' di comprendere almeno un paio di cose essenziali che riguardano l'estate, ma riguardano tutto l'anno, ma riguardano ovviamente il benessere dei visitatori, ci tengono tantissimo alla salute e al verde, queste due componenti. Come li impreziosiamo? Vabbè, Caolonia devo dire che è molto fortunata sotto questo aspetto, dal punto di vista del verde, proprio perché
Siamo dotati di alcune aree verdi molto molto ampie, di alcune ville comunali che naturalmente sono un polmone verde molto importante per le comunità, dove c'è la possibilità di poter, anche per noi amministratori, poter organizzare un sacco di attività all'interno, quindi può essere renderli quindi vivibili. Tra l'altro a breve colgo occasione per dire che partirà nuovamente dopo lo stop che c'è stato per la pandemia, ci sarà, verrà effettuato il campo scuola della protezione civile che spesso negli anni passati è stato portato avanti come attività ed è un'attività molto importante. Anche la protezione civile. Esatto, quindi molto importante questo ritorno e noi lo realizziamo proprio all'interno di queste aree verdi, quindi è fondamentale anche perché lo possono vivere appieno anche i ragazzi, portando avanti appunto diverse attività e devo dire veramente appunto siamo fortunati ad averlo all'interno delle nostre comunità, quindi e sono delle aree che noi, a cui noi teniamo veramente tantissimo perché sono inserite appunto in piani di manutenzione continua e costante e sicuramente grazie all'apporto di tutta l'amministrazione, anche perché ci teniamo veramente tantissimo al discorso, anche Antonella stessa li segue, la parte sul decoro urbano che è di fondamentale importanza perché come dicevo anche questa parte visiva è un attrattore turistico molto importante, quindi noi ci teniamo in maniera particolare e quindi diamo un occhio di riguardo veramente a questa situazione. La salute qui si fa, bisogna fare un gioco di squadra tutti quanti assieme. La salute è ovviamente importante, anche qui, come dicevamo prima, la sicurezza. Le relazioni anche con enti sovracomunali e devo dire la verità, anche in questo caso la Regione Calabria si sta impegnando veramente tantissimo anche sotto il profilo sanitario, non è una cosa nascosta, ormai sapevamo benissimo di non essere un'eccellenza per quanto riguarda il discorso sanitario e questo forse poteva rappresentare un freno a chi sceglieva di poter passare le vacanze nella nostra regione, però devo dire la verità, e da diverso tempo insomma la regione ora sta veramente attuando degli interventi veramente molto importanti e devo dire che sento delle notizie e questo non può che rincuorarmi ovviamente, ci rincuora anche come amministrazione ovviamente, il discorso che anche già recandosi al nostro nosocomio c'è una buona efficienza, fino a stamattina sentivo e parlavo con alcune persone che hanno avuto esperienze positive nel nostro nosocomio e questo veramente ci porta ad avere una grande speranza perché so che le amministrazioni locali si stanno impegnando veramente tanti, anche l'Assemblea dei Sindaci si sta impegnando sotto questo profilo e se ne sta impegnando la nostra regione, questo veramente ci dà molta molta speranza. Mi metto un po' di fretta perché siamo veramente in chiusura, ho abbracciato una serie di tematiche con Jerace e anche con Carafa, vorrei fare la stessa maniera quando questo programma, magari uso questa battuta, potremmo farlo anche a gennaio, nel senso avremmo allungato la stagione ricettiva. Poi un altro fatto importante, abbiamo parlato di come relazionarci con questi, con quegli altri, ma i veri interlocutori dovrebbero essere in primis gli operatori turistici. Ecco, voi come vi siete interfacciati con loro, cosa bolle in pentola e poi magari anche quant'altro vorrà anticipare? Sì, noi ad esempio abbiamo appena fatto, da pochi mesi, la richiesta di adesione ai borghi più belli d'Italia. Sì. Anche perché onestamente penso sia il nostro borgo sia rinomato, quale un'eccellenza del territorio. Questa cosa che probabilmente avrà un esito a gennaio, la visita sarà fatta nella stagione estiva, ma poi l'esito sarà diciamo verso il gennaio, ci inserirà veramente in circuiti molto importanti, ad esempio quello di Costa Crociere, dove ci potrà vedere come meta e quindi tappa per i turisti di Costa Crociera e non solo, ci inserirà in una serie di eventi fieristici e anche festival particolari che ci consentiranno veramente di entrare in un circuito importante. Questo circuito chiaramente verrà condiviso con gli operatori turistici e sarà certamente un rilancio per il nostro territorio. Su questo stiamo molto attenti perché noi abbiamo un borgo che a detta proprio della sovrintendenza è di particolare bellezza, tanto è vero che vorrebbero da anni apporre il vincolo al nostro borgo e questo probabilmente succederà da qui a breve perché gli stiamo dando piena collaborazione. Un vincolo ad un borgo di non comune bellezza e quindi un vincolo
archeologico, un vincolo della sovrintendenza dei beni culturali, rappresenta solo un vantaggio per un territorio come il nostro, certo, perché non è una preclusione a nulla, ma semmai un rilancio e una gratificazione anche nei bandi e in tutte le circostanze che vedranno coinvolti il nostro territorio. Siamo arrivati alla fine, Caraffa. Allora, questa è una domanda che rivolgerò a tutti quanti, c'è una riflessione finale di uguale per tutti quanti. Allora, un augurio a residenti e visitatori per una bella estate 2023. La sua quale sarà? Quale augurio sarà? Io mi auguro intanto... augurio, appello, quello che vorrà fare. Sì. Mi auguro intanto che restino soddisfatti di tutti gli sforzi che stiamo facendo, perché anche se non abbiamo avuto delle situazioni climatiche favorevoli, stiamo veramente facendo i salti mortali per rendere la stagione estiva esattamente come se la ricorda chi veramente è affezionato da anni al nostro territorio. Quindi mi auguro che possano trovare tutti i comfort che richiedono e allo stesso tempo che ci diano una mano, facendosi anche loro da cassa di risonanza per chi ancora non ha mai visitato i nostri territori, che sono veramente incantevoli. Antonella Ghirà, c'è la stessa cosa? Sì, sono convinta anche io di quello che ha detto adesso la collega, che l'offerta turistica può essere veramente ampia, è quello che ho detto prima, e Caulonia veramente non ha nulla in che invidiare ad tantissimi altri borghi che abbiamo nella zona, anche perché abbiamo veramente un patrimonio culturale di grande livello, che è appunto attenzionato dalla soprintendenza, ma non solo, questo è veramente un valore, un'eccellenza che possiamo spenderci, veramente non deve spenderselo solo Caulonia, ma se lo può spendere l'intera regione. Questo sarà un attrattore turistico importantissimo. Ho già parlato con diversi operatori turistici che già mi dicono di avere tantissime prenotazioni, tant'è vero che già nel fare preventivi per quanto riguarda il Caulonia Tarantella Festival è già difficile trovare dei posti, quindi liberi per poter soggiornare nelle nostre zone, e tanta gente ha chiesto proprio e voleva sapere date, che poi ricorderò anche in questa occasione, che sono dal 23 al 26 di agosto, che si terrà appunto all'interno del nostro centro storico. C'è tanta gente che sta spostando proprio le ferie a ridosso e a cavallo di questo grandissimo evento, proprio perché c'è la volontà della partecipazione, quindi riusciamo veramente a portare, allungare la stagione turistica fino alla fine di agosto, e sappiamo benissimo che è di fondamentale importanza. Quindi l'augurio appunto quello di passare delle vacanze ricche di grande valore culturale, quindi nelle nostre zone, li aspettiamo quindi a braccia aperte. Ringrazio gli assessori Antonella Ghirà e Antonella Caraffa, un augurio di buon lavoro ma anche di godimento della vostra città e della Calabria intera. Anche a voi amici a casa, buon'estate.